Raccogliendo l'invito del forum Lampedusa Solidale, la sera di giovedì 20 giugno un gruppo di una ventina di persone si è incontrato per trascorrere la notte sotto i portici del comune a Torre Pellice per manifestare la propria solidarietà alle 43 persone bloccate da giorni sulla Sea-Watch 3 davanti alle coste di Lampedusa. Siamo a Lampedusa, davanti alla pagliocchia di San Gerlando. Negli ultimi mesi ci è capitato purtroppo molto spesso di avere davanti alle coste della nostra isola delle navi che avevano tratto in salvo delle persone migranti e che sono state bloccate per giorni e giorni dalle autorità. Questa volta in particolare abbiamo visto approvare il decreto sicurezza subito prima di che la nave arrivasse davanti alle acque di Lampedusa, e dopo una settimana che queste persone erano bloccate in mare abbiamo scelto di condividere la loro sorte, cioè quella di dormire per strada, di dormire per terra, senza un letto, senza i comfort a cui siamo abituati, e abbiamo comunicato, abbiamo deciso che staremo qua davanti alla chiesa tutte le notti finché queste persone non verranno fatte sbarcare in un posto sicuro, quale deve essere Lampedusa in quanto più vicino al posto dove sono state salvate. Abbiamo provato a attivare un po' di posti, francamente non sappiamo ancora esattamente in quanti, qualcuno ci ha detto che inizierà da domani, però sicuramente lo stanno facendo in un paesino dell'Umbria di cui in questo momento mi sfugge il nome, che sta tra l'altro diventando famoso perché stanno riuscendo a smontare la contrapposizione tra aiutare le persone migranti e le persone terremotate, perché le persone terremotate stanno accogliendo delle persone migranti, e sappiamo che sta succedendo a Marghera e a Mestre, dove davanti a un'altra parrocchia stanno facendo lo stesso tipo di iniziativa, e probabilmente da domani inizieranno anche a Palermo, e lo state facendo voi a Torre Pellice. Siamo tutti con voi. Bravo! Grazie, forza, anche noi siamo con voi. Un abbraccio forte. Prima le persone,